Signori e signori, ri, ri, benvenuti a Boomerball Podcast. Abbiamo ancora eh, sua eminenza Nino Pellacani. e Nella narrazione siamo arrivati al momento in cui lui dopo. No, raccontaci un attimo del derby, quello dei 32. Il derby dei 32 era eh, quando sei poi tornato in Fortitudo, no? Nella tua... Arimo, Arimo l'ultimo anno mio di Fortitudo. Avevamo questo straniero fortissimo che è Artis Gilmore una leggenda da palacanestro mondiale. Devo dire, abbiamo vinto un derby di 32, ma nel, da loro eh, mancava Richardson, eh, insomma, che faceva un, po di, eh, faceva un po' la differenza. Però vincere un derby di 32 è una figata. Però il derby di 32 l'ha vinto prima di venire a 13, sì, sì l'hanno fatto anni prima. Eh. E, e beh quello è stato l'anno anche poi mh, cioè alla fine voi mi avete invitato io sono contento di essere qua ma mh, credo che fra gli ospiti che avete avuto e il protagonista che avete sono il livello più basso di basket che avete raggiunto per ora no eh. ma c'è stato anche Marco Mian quindi <ride> no, allora ritiro <ride> e, no perché quello in fortitude è stato un anno fa, abbastanza mh, ricordato nel tempo perché è stato l'anno in cui eh, o, noi avevamo il vicepresidente che aveva dei negozi di abbigliamento e io mi divertivo a disegnare delle cose e lui si divertiva a stamparle, quindi nacque quell'anno, nacque l'alfabeto senza V che una, era un, una t-shirt che è andata per la maggiore, dove c'erano allora, stiamo parlando degli anni 80 e l'alfabeto italiano era ancora composto di 21 lettere. Bai tempi, bei tempi Nino. <ride> E quindi disegnai questo alfabeto dove c'era STU lo spazio vuoto e Z perché la Virtus ha sempre avuto la V come simbolo e come stemma. E uscì la, la più, quella più famosa. Adesso mi, mi sto facendo l'arrogante. Ma che era Odio il Brodo, perché quell'anno la Virtus era sponsorizzata a Knorr e la maglia Odio il Brodo dopo. Eh, non so se c'è ancora, ma può darsi che sia ancora nella, nella pagina del merchandising di, degli Schiantos, perché Frick la prese, me la rubò eh, scusatamente. Beh, ti aveva, anche, dice, ti aveva anche proposto di pagare. Sì, sì, era disposto a pagare. Ma infatti la mia domanda era se da tutte queste iniziative tu pigliavi dei soldi a parte o erano i tuoi cado no, alla no, fortitudine. Era, era, era per me un piacere farlo, diciamo che se andavo a prendere qualcosa nelle negozio di... Armando Caselli, magari non me lo faceva pagare, però okay. non c'era proporzione. Per me era molto piacevole e divertente fare queste cose, incontrare una persona che seguiva e che le faceva diventare famose. Fra l'altro, della maglia di El Brodo, quell'anno in semifinale, non mi ricordo se in finale o semifinale, la Virtus giocò contro Livorno, contro la Libertas Livorno e mi disse a suo tempo a Caselli che da Livorno avevano chiesto se potevano, fa se potevano comprare delle magliette, però poi non si misero d'accordo, quindi non se ne fece nulla, ma nella partita in tv la curva di Livorno avevano tutti la maglietta Odio il brodo, cioè avevano copiato... Fatte dai napoletani... tu perdesti dei, 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 dei milioni e milioni e no, milioni di diritti d'autore... No, Vabbè, non però... niente, ma la soddisfazione era... Vedere che avevano copiato la mia idea. Eh, Il tuo slogan. Capito? Cioè era, per me è stato molto bello vedere che gli era piaciuto talmente tanto che, non trovando l'accordo, se le fecero loro per conto loro. Poi ma... le fece anche Frick, e poi Frick fece una canzone che si chiamava. Gli Schiantos fecero una canzone che si intitolava Il Brodo. E, insomma, sono piccole soddisfazioni. E ma... perché le bave? Semmai la tagliamo io non lo so, però le bave, le bave, le bave. Le bave perché, perché sono... Eh, fa parte del, lessi, del lessico bolognese, il bavoso è, uno, eh, è una brutta persona. Ma eh, tipo il bauscia eh, milanese, cioè può essere no, una cosa... non credo che sia quello. Le bave perché sono dei bavosi, <ride> okay. eh, dei conigli. Ok, eh, è arrivata la parte... Vedi, ah, ti ah. farei... Ti farai sempre più no, ma eh, No, è no, lo cioè, dici con amicizia? No, dici. no, esatto, lo sto dicendo con amicizia, perché poi io eh, come, un si sacco dice, di amici come si dice adesso: no, no, ho un sacco di amici di colore, un sacco di amici gay <ride> e io ho un sacco di amici virtusini, certo. quindi, cioè, non è questo. È che a Bologna non puoi non schierarti, se non ti schieri, anche sei. Virtuosino. Oggi. Sì. Se non ti okay. schieri, sei Virtusino. E, e quindi diventa un gioco delle parti, cioè, io quando sono andata a Bologna non, non potevo fregarmene di meno di essere da una parte o dall'altra, però la città ti, ti obbliga a prendere una decisione e più la decisione è forte più è divertente confrontarti con, io l'ho anche pagato perché un anno ho avuto un alterco con un tifoso e... E mi è costato una causa e tutto quanto, però fa parte della, della città questo tessuto e la, la possibilità di prendersi in giro. Io ho, un, ho degli amici, due fratelli, uno virtussino e uno fortitudino, eh, che, mh, fratelli quindi voglio dire il bene mm -hmm. che si possono avere due fratelli, però nella settimana del derby... cioè. Non, non ci parliamo neanche perché tu sei una merda e io non ti posso parlare. Okay. Dopo il derby, io so di una volta, un derby: visto che la Fortitudine perdeva molti di più, e eh, il, eh, il, il Fortitudino dei due fratelli era il più grande, tornato a casa a suo fratello, gli ha dato fuoco al poster della Virtus sul muro, <ride> <ride> quindi ha lasciato tutto il muro sporco di nero. Un'altra volta gli ha buttato in terrazzo il materasso. Tutto questo fa colore, cioè è una città incredibile. Da Era una città incredibile perché adesso questa cosa è un po'. Da un certo punto di vista è peggiorata perché una volta gli sfottò erano veramente molto goliardici, cioè ci si prendeva per il culo e ci si prendeva per il culo faccia a faccia o comunque di persona. Adesso col fatto del social sì. eh, la gente scrive anche cose che non c'entrano... Sì, o comunque gratuitamente pesanti. Gratuitamente pesanti, sì. Jaco, siamo arrivati al momento sì. ASMR del podcast. Se ci fosse Ruska potrebbe dirci cos'è l'ASMR, ma purtroppo, eh, purtroppo è c'è. Chissà dov'è. Ruska non c'è, quindi... O anche Marco potrebbe dircelo, però anche lui... Ma non no, ha eh, perso. Forse apprezzo. ciccio, se... Ciccio... Ma se ci fosse da mangiare il ciccio, che <ride> sì, ok. Nostro ospite, grazie mille Nino, se no, passiamo, passiamo, ah, no. Sì, passiamo. E no sennò a me non, non arriva mai. A proposito, cioè, io questo invece riguarda quando sono arrivato a Treviso. Tu non bevevi in Emilia, io non, non bevo pochissimo vino. In, questo è capitato anche a me. Comunque in Emilia. Eh, L'abitudine è: quando incontri qualcuno, è eh, andiamo a prendere un caffè. Mm. Da noi è proprio così. Eh, e quindi ti capita magari una mattina di bere anche 3-4 caffè. Qui a Treviso non esiste. Andiamo a bere un'ombra. Però dipende dall'ora della giornata. Se sono le 9 di mattina ti sei alzato andiamo un quarto d'ora prima, andiamo a bere un'ombra è <ride> impegnativo. Allora, ragazzi, 5. Non è così. Cinque. Alla vostra 5. Ok, momento super Spotify. Nel senso, vabbè, loro stanno bevendo. Poi, Jaco, di qualcosa, così bevo io. No, eh, abbiamo chiuso la prima, la prima puntata con: con eh, dovevamo raccontare di Quanta Namera perché è una storia molto carina che ci capitò sempre in questo viaggio fatto a Parigi durante un torneo natalizio. Noi, la nostra era una squadra senza americani, perché i due americani erano andati in America, e quindi di giorno noi andavamo in giro per la città. Andavamo in giro per la città, quasi sempre per museo, o comunque a cazzeggio proprio totale. E questo, questa mattina andiamo, a, non mi ricordo se, a, se stavamo andando al Dorseo, stavamo tornando, o comunque stavamo andando un'altra parte, in metropolitana, eravamo... 4-5 coppie perché anche le nostre mogli c'erano e, e niente c'è un, un suonatore un ragazzo che suona beh per raccattare qualche spicciolo sul nostro vagone e cantava Quantanamera. E Quantanamera ti porta a cantare con lui, no? Quindi Quantanamera e tutti in coro, corona, Quantanamera! Insomma, Quanta Namera, arriviamo alla fermata nostra e tutti scendiamo. E scendendo, passiamo da ragazzo e gli lasciamo in questa ciotolina uno spiccio, una banconota, eccetera eccetera. L'ultimo è Nino. L'ultimo è Nino che, da fenomeno, gliela vuol dare in mano i soldi. Gli vuol dare in mano i soldi, e questo qui, che aveva la, la mano sinistra con la quale accordava la, la, la chitarra, la mano destra praticamente aveva un dito solo, quindi gli mancava praticamente tutta la mano. Questo qui lo guarda, Nino lo guarda. Questo qui gli fa vedere la mano, gli fa: Cazzo, me lo dai in mano? E Nino gli fa: Oh, scusa, scusa, e glielo mette nel, nel, nel ciotolino. Nel frattempo, noi eravamo scesi dal vagone e il vagone si chiude, cioè la porta del vagone si chiude quindi Nino 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 Nino. Nino esce, il vagone si chiude e lui, pensando che fosse come l'ascensore, infila la mano dentro allo sportello. Lo sportello si chiude e la mano di Nino rimane fuori. Lui ci guarda, noi lo guardiamo. Il treno parte, e lui ci saluta e noi lo salutiamo e siamo andati no, a riprenderlo sembra che sia un pirla del 32 perché al Gardor c'è anche una figura lì in metropolitana c'è anche una figura lì Vabbè, dai, forse in effetti è, 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 è vero comunque quel torneo lì è... Vabbè, questa storia non la possiamo raccontare però abbiamo fatto una partita contro una squadra di americani collegiali e la partita è finita in rissa è finita in rissa prima in campo per colpa del ciccio e poi forse l'abbiamo raccontata. La... Eravamo a cena, eh, non mi ricordo. Se eravamo uh, a cena l'abbiamo ormai, o siamo raccontata. Un po'... E, e comunque alla fine noi in campo guardavamo gli allenatori che litigavano. Il vostro allenatore preferito? Il nostro, alle... Uno dei... no, anzi, il nostro allenatore. il vostro allenatore preferito, soprattutto del Rusca, che se fosse qui, ci potrebbe no, raccontare. Eh, eh, insomma, no, tra l'altro, non sta bene, però, parlare in questa maniera degli allenatori preferiti. Siamo, è meglio parlare proprio di preferiti veri che non dei... Infatti io volevo arrivare e tu tra... tu hai anche un anno a Livorno. Un anno a Livorno, sì. E, e, e lì il derby com'era? Perché anche lì c'era Pallacanestro e Libertas. Ed era un po' un concetto forse assimilabile a Virtus e Fortitudo. E, Livorno è diversa come città. No, non ha la cultura cestistica oh. che ha a Bologna. A Bologna effettivamente ti rendevi conto che le persone con cui parlavi capivano proprio di pallacanestro e sapevano quello che dicevano. E occhio, eh. Occhio. Lui dice a me? No. Eh. <ride> Bella questa. Occhio perché a Livorno i livornesi sono... Cioè, pensano... Molti di loro devono averla ammettata loro la palla <ride> certo, eh? certo, dico. Eh, ecco. Ma non vuole essere una critica. Cioè, no, no, anzi. È una cioè... caratteristica. Il Livornese è sanguigno, è molto è acceso, è molto partecipe, tra l'altro con, con un senso di umorismo non, non indifferente. Il bolognese è più colto. A Livorno nei derby non si, fa, non si davano biglietti all'altra squadra. Okay, proprio per non creare screzzi così fra l'altro Giancarlo Sacco era il nostro allenatore a Livorno e Alberto Bucci era l'allenatore dell'altra squadra noi perdiamo il derby di andata di 5 e Giocavano nel vecchio palazzetto. Per arrivare al palazzetto bisognava fare un lungo viale, andare praticamente davanti allo stadio, poi si girava e si arrivava al palazzetto. Il giorno dopo, perso di 5, sull'angolo del palazzetto c'era scritto enorme, sacco di merda. Usti. E lui abitava da quella parte lì, cioè lui tutte le mattine, tutti i pomeriggi per venire all'allenamento faceva il vialone, arrivava davanti a sacco di merda e poi girava <ride> per venire al palazzetto. Partita di ritorno vinciamo di 6. Quindi ribaltiamo anche la differenza canestri. giorno dopo, di merda cancellato, viva Sacco! <ride> <ride> via. Squadra con Diana Edison, Elvis Rolle, ex eh, Bava. Ex Bava, sì. Buonacorsi. Buonacorsi, Matteo Lanza, Achille Gelsomini, Luca Silvestrin, il, lo scomparso Luca ah, Silvestrin, sì. una persona fra l'altro, un grande intenditore d'arte, anche Luca. Eh, ci vedevamo sempre, fiera e condividevamo sempre. Hai visto? Hai visto, eh? E... Luca. Sì. Mm. E... e Matteo Lanza, uno dei... degli amici più cari che ho, una... una persona che dovete avere, dovrete avere qua. Perché... Ma sbaglio? O anche lui, bava? È memoria mia, non lo sì, so. Sì, ah, sì, sì, buon. Perché? Certo. Sì, sì. Anzi, lui era Mavetta, della Mavetta. Squadra, Mavetta. <ride> una squadra della. della della stella. Eh, Matteo ha iniziato le sue giovanili, arrivò a Bologna insieme a Augusto Binelli. E riccio ragazzi. Perché era già a Bologna però. Sì, te lo dico, no, per, che... te lo dico perché i 64, essendo tutti i miei coetanei, mm -hmm. abbiamo provato tutti per la Virtus Bologna. Io mm -hmm. giocavo a Empoli e provammo tutti la Virtus Bologna. Io mi diverto sempre a dire: li hanno presi tutti fuorché me. <ride> <ride> e quindi hanno preso Gus Binelli, hanno preso il Riccio, che era di Bologna sì, e giocava Palavicini. nella Palavicini, e, e Teo che era vicino di, di, massa, di, di, sì. di Massa e Gus di Carrara, e quindi li hanno presi tutti 64, tranne me. Visto che parliamo di allenatori preferiti, uno che purtroppo non c'è più e di cui si parlava stamattina fuori onda, il leggendario professore. Due anni a Torino con Dido Guerrieri, Torino Giuseppe Torino. Dido Guerrieri. Con Giuseppe no? Dido Guerrieri, sì. E eh. eh, fai tu. Beh, diciamo che il, il prof per me è stato l'allenatore più di impatto che ho avuto dal punto di vista umano, perché era una persona... Molto profonda anche se sembrava veramente burbero, anzi era veramente burbero perché una volta quando lui stette male, gli portai, lo andai a trovare in ospedale e gli portai un libro che sapevo di un autore che sapevo, eh, a lui piaceva molto, che era Pier Vittorio Tondelli. Gli portai certo. un weekend postmoderno. E quindi entrai. Lui non stava, non stava tanto bene, era stato male la domenica, la partita, fine partita. Ho avuto un direi un infarto uh -huh. e quindi gli ho portato questo libro, lui mi guardò e mi disse ce l'ho già <ride> e quindi questo ti dà, la misura, <ride> ti dà la misura della sua affabilità però per me è stato un grande maestro sono, non sono tante le persone eh, diciamo di una certa età a cui io sono rimasto molto legato di sicuro lui è uno di questi un altro è stato il mio professore dell'accademia un pittore a Bologna molto famoso, ma anche a livello nazionale, si, chiama, si chiamava Concetto Pozzati, e probabilmente l'altra figura, sono persone a cui tu rimani legato non perché ci siano motivi, ma perché per te hanno significato qualcosa. Concetto Pozzati, il professor Guerrieri, e sicuramente Germano Gambini, che è stato il mio presidente eh, negli anni della fortitudo, sono persone alle quali io eh, sono, sono legato, alle quali... Che ho stimato molto, ecco beh, Germano, che è stato anche il mio presidente, è ovviamente. Certo. Io mi sono divertito per anni a raccontare la storia di Germano. Che praticamente l'anno che la Fortitudo mi ha venduto alla Benetton sarai il capitano per i prossimi dieci. Anni. Mi portò a pranzo fuori e mi portò da Diana, è un ristorante bolognese famosissimo per il carrello dei bolliti per il carrello dei bolliti e. Eh, Germano durante, durante il, il pranzo mi disse ti ho portato qui perché volevo parlare con te, perché ti volevo, ti volevo insegnare praticamente che tu sarai il nostro capitano per i prossimi dieci anni. <ride> ti aveva già venduto. Avevo già venduto. <ride> e quindi no, sai, abbiamo tu... riso tantissimo su questa, su questa storia qua. Ognuno si porta dietro delle cose. Mm, mm, eh, io... L'estate che sono arrivato a Bologna dovevo andare, in realtà io dovevo andare a Perugia, e la, la, la società di Reggio Emilia aveva già praticamente concluso con Perugia, me lo comunicò e io il giorno dopo richiamai e dissi io non ci vado a Perugia, mi dispiace. c'era McGregor può sì, essere? Sì. E allora mi disse no ma ti fa giocare, eh? però io dissi io non ci vado a Perugia, mi dispiace, eh, perché io sapevo in fondo che Bologna aveva un interesse per me. io Avevo appena finito il primo anno di Accademia delle Belle Arti, cioè, non avevo intenzione di andare lontano da, da tutto per la Pallacanestro. A me interessava di più rimanere vicino all'Accademia delle Belle Arti rimanere vicino a casa mia a modena ma e soprattutto ti interessava giocare con me e soprattutto mi interessava sapevo di questo Jacopini, Jacopini Jacopini di questa affabilità io leggevo tutti i giorni perché io leggevo solo riviste di basket Jacopini, Jacopini <ride> io voglio giocare <ride> con Jacopini cazzo. e soprattutto svegliarlo la mattina a la, la mattina con Jacopini Guarda che ti sei sempre <ride> divertito con me Didino di no, no, di di no. no. <ride> e la, perché poi eh, guardando il tuo diciamo Cursus Honoris, non lo so, si dice in un modo simile. Vabbè, il, il tuo curriculum. Quando sei arrivato alla Benetton, è stata la prima squadra della tua carriera dove davvero si puntava a vincere. Eh certo. Quindi in qualche, eh, però tu che hai un. Infatti po' Infatti, mi sono subito domandato: ma cosa ci faccio io per? Bravo! Qui? Perché tu che hai un po' questa, tu sei un po', cioè ti, un Ceghevara del Bas, nel senso, tu stai meglio nella tua idea dalla parte di chi perde dalla parte di chi è e invece a un certo punto tu arrivi nella squadra dei ricchi nella squadra dei, dei fighi no ma soprattutto nella squadra dove erano tutti buoni <ride> <ride> è per quello che mi sono chiesto cosa ci faccio io qui eh. Stefano Rusconi, il pivo della nazionale il giocatore più forte al momento Tony Kukoc probabilmente uno dei giocatori più forti se non il giocatore più forte d'Europa Vini del Negro, un americano pazzesco poi mi dicono Marco Mian, chi? Marco Mian, ok. E Jaco che a quel punto era un giocatore maturo, fatto. Molto maturo. Ciccio Vianini a tavola, imbattibile da chiunque a livello europeo. E anche Ciccio averlo non sarebbe, però purtroppo, eh, boh, chissà. Non possiamo aver tutto. No, 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 effettivamente no, no. E Per cui effettivamente mi chiedevo, veramente, cosa ci faccio qua e la mia idea era... Si me. sono sbagliati. Prima e poi ditemi cosa devo fare e io cerco di farlo qualsiasi cosa. Voglio. Pietro Generali cioè uno dei giocatori più importanti eh, della pallacanestro. Ora lì era avanti con gli anni, ma è stato uno dei giocatori più forti che abbiamo avuto in Italia. Beh, ti sei dimenticato Fabio Morrone? <ride> esatto. <ride> Fabio Morrone, eh, che Fabio. Sa che io sono molto legato alla terra del Sud, ho sempre <ride> un, ho avuto un occhio di riguardo, poi l'ho dimostrato eh, nei confronti del Sud. E soprattutto nei suoi confronti. Nei suoi confronti, e, 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 e quindi. Beh, allora già che ci siamo anche Christian, Christian è stato, Maier eh. è stato fondamentale. Certo, certo. Quello, no. quello a cui il Rusca prendeva le cartoline, esatto. Christian le andava a comprare, il Rusca gli diceva e le prendeva. Eh, grazie. <ride> Ma sono no, mie. Allora? Io ho, ho un messaggio per te da parte del Morro, che, con cui ogni tanto mi sento. Lui mi ha detto che in questi, in questi mesi sta andando in palestra, si è messo a dieta, sta diventando veramente grosso uh -huh. e in uno dei vocali mi ha detto così se adesso dovessi rincontrare Nino col cazzo che mi mena. Quindi a parte, sappi... A parte che eh, non l'ho mai menato per rispetto appunto degli uomini del sud che per me hanno... <ride> eh, e comunque non l'ha mai menato col cazzo. <ride> Al contrario di te, se, se posso permettermi. Io dicevo sempre con Fabio. Io non lo so da dove tu vieni perché le cartine dell'Italia che ho io sotto Firenze sfumano, <ride> è sempre stato un gioco molto divertente. Sì, per te io è ho un altro dubbio. amico carissimo che si chiama Lele Zotti eh, di Bari, eh, e, e ci siamo sentiti anche recentemente. Lui mi ha detto che suo figlio è venuto a giocare al nord, e io ho detto: Ma quando ha visto i termosifoni, cosa ti ha detto? <ride> Per cui è troppo bello. Io con Fabio c'è questo aneddoto che forse qualcuno ha già raccontato, ma che è carino. Io gli feci eh, questo foglio dove c'era pubblicità Progresso, dove c'era scritto, <ride> ricordatevi che è tutto, è tutto divertente, eh? Morrone-Terrone torna in meridione. <ride> Una rima baciata tra l'altro, <ride> capito? Eh, odio il brodo, cioè io eh. venivo da queste eh. cose un po' eh, dove ci sono le ho tutte giocate. E, e a Fabio glielo ho attaccato sul suo posto in spogliatoio a inizio campionato e se l'è dovuto tenere per tutto l'anno, ma era uno dei giovani e ci stava. E quando succede che vinciamo lo scudetto, le, le troop rai entrano in spogliatoio. Quindi, mentre quello della Rai costa bagaglione, perché in quegli anni c'erano queste cose enormi, non come e ora tra... che le telecamere funzionano, funzionano. Come, le, no? come, come le nostre Fabio sgatta la prima di lui dentro il fogliato, strappa il foglio, <ride> <ride> e dice: No, dai, anche sulla Rai. No, <ride> su RAI è già eravamo passati su canale 5 con Moana. Già esatto, già abbiamo esatto. parlato di noi per la nostra richiesta assolutamente sensata di avere come premio cosa volete come premio scudetto Moana pozzi qual è il premio sommo che si può chiedere non me ne vengono in mente altri in flash meat Moana pozzi insomma eh, eh, non ce l'hanno data Peccato perché lei era brava, lei l'avrebbe data volentieri questa disponibilità, vuoi sì, dire? Sì, la disponibilità, certo. <ride> no, poi sarebbe stata una cosa assolutamente postmoderna, Marina Abramovic. Insomma, tu, voi avreste precorso i tempi una performance di ma Marina Abramovic che tu conosci, ma in uno spogliatoio sì, di basket. Non stati fermi a guardarci. A una... Comunque, vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè, ma insomma, noi appassionati d'arte avremmo anche dato un'altra. Certo. Però io ripeto, io vorrei tornare a chiederti, eh, tu, psicologicamente e mentalmente, nella squadra dei bravi, dei belli, dei forti, dei fighi, di quelli che dovevano vincere, dentro di te ti stava sulle palle non essere più il ribelle, quello che odia i ricchi, quello che... No, perché stranamente quell'anno... Mi piaceva tantissimo giocare a basket, era molto più faticoso. Come tutti quelli di 20. sinistra, quando hanno i soldi, diventano di destra, que questo è Nino Pellacani eh, sì, adesso. Sì, sì, sì. Uno di sinistra col portafoglio a destra, <ride> vedi, vedi? <ride> no, no, era, è stato un anno molto bello, veramente è stato un anno bellissimo. È... Molto molto faticoso, molto molto faticoso, però proprio appagante e bello. Erano belli i contrasti con Pero, era bello, erano belli gli allenamenti dove ci si bussava anche tanto, però era, era come un altro... rispetto agli anni di Torino, io venivo da due anni di Torino, a parte venivo da due anni di Torino dove il prof ti lasciava una libertà totale e questo era molto appagante come modo di giocare a pallacanestro, però non c'era lo stress del risultato, non c'era questa angoscia del risultato, anche perché il primo anno noi eravamo in A2, ma avevamo una squadra fortissima, avevamo Morandotti, Della Valle, Dokin, Scopichi. Eh, Abbio. Eh, Abbio, che però era un ragazzino, Vidili che era molto più forte in quel momento di Abbio, Scarnati e Milani, avevamo una squadra molto molto forte. Avevamo una libertà di gioco. Noi eravamo, eravamo una squadra quell'anno e anche l'anno dopo che tu non potevi eh, guardare in video, cioè non potevi prendere giù gli schemi perché gli schemi non c'erano. Lo schema del prof era: Sss. Io ricordo, io venivo da un anno, l'ultimo anno in fortitudo con Di Vincenzo, che era un allenatore estremamente regolare, regolato, che usava lo scotch sul parquet per segnare dove si doveva muovere e girare. Io arrivai a Torino e dopo due settimane di allenamento, in un'azione avevo la palla in mano, esco da un blocco, mi fermo e dico, professore, mi scusi. In questa situazione non mi ricordo cosa devo fare. E lui mi disse: Ma per la cani, bestemmia, te lo devo dire io cosa devi fare. Hai la palla in mano, o tiri, o la passi, o vai a canestro. Cosa vuoi fare? E quello è stato come il primo anno. Cioè, te lo metto di fianco a un'altra cosa che mi successe quando mi iscrissi all'Accademia delle Arti. Io ero considerato uno abbastanza bravo a disegnare. Arrivai all'Accademia delle Arti e iniziai questo disegno iperrealista con delle matite, con delle, delle cose. E avevo un foglietto di fianco dove facevo la punta alle mine. No? Arriva il professore, io gli faccio vedere il mio disegno, mi consideravo abbastanza bravo, e lui mi dice: No, non è male, però guarda questo. E prese preso il foglio dove io facevo la punta alle mine. Mi dice, guarda questo, com'è molto più spontaneo e molto più naturale. <ride> e poi se ne andò via e mi lasciò <ride> con sto pezzo di carta. E con io... un dubbio. Capito, e con un dubbio. La stessa cosa me la, me la causò il professore. Io ero abituato, i le, lo scotch, le cose, le brighe, tutto deve essere fatto così, l'allenatore ti chiama lo schema e questo mi dice, ma scusa, c'hai la palla in mano, se non lo sai te, giochi in Serie A. E, e quindi ti ribalta tutto, ti cambia tutto e... Un anno pazzesco eh, col, col prof, perché l'apertura la, mentale fu eh, da mettere in paragone con quella che mi successe a scuola. Prima di tornare alla Benetton dei ricchi e eh, tutto quello che ne consegue, due parole su, sul Marchese, che se io mi ricordo bene era amico vostro anche fuori dal campo, no? eh, Carlo della Valle, che era uno veramente forte. Io Carlo forte. non lo conoscevo prima, l'ho conosciuto a Torino. Eh, era molto molto forte, era un, un piemontese tipico, molto, mh, Veniva da una famiglia, mh, una buona famiglia, e, mh, aveva un talento non indifferente. Aveva molte capacità anche da paraculo, perché giocare con Daryl come pivot non era facile, perché Daryl, tu chiamavi lo schema, ma te, Daryl ti guardavi e diceva. <sussurra> viene di qua e non... Allora Carlo era bravissimo, chiamava lo schema, Daryl gli faceva no, perfetto, questo allora, <ride> va benissimo. Però devo dire che Dawkins, quando arrivò da noi, era un giocatore pazzesco, era una roba che... Una cosa che mi ha sempre sorpreso è che io quando è arrivato un giocatore come Daryl Dawkins, di cui avevo solo visto dei video su, su, su Italia 1 e gli, gli dissi che l'anno prima avevo giocato con Artis Gilmore. Certo. E Daryl mi disse, ma quanto è forte Artis Gilmore? Io pensai, cioè questo, che è il giocatore più forte fisicamente che ho mai visto, mi sta dicendo che Artis Gilmore era più forte di lui, perché lo ammirava. Per cui, insomma, eh, diciamo che, mh, come ci ricordiamo, cioè in quegli anni venivano dei giocatori incredibili a giocare eh, in Italia cioè quello. tu hai la possibilità di vedere dal vivo dei giocatori che altrimenti potevi vedere solo su Italia 1 eh, commentato da Dan Peterson non avevi la possibilità, invece tu vedevi Milano, vabbè l'avete detto, perché faccio finta di non ascoltare ma vi ascolto mm. l'avete detto che Milano ha portato in Italia dei giocatori incredibili ma la stessa Virtus ha portato in Italia Ciosic, un giocatore che valeva il biglietto lui da solo eh, e Appunto, Artis Gilmore aveva 39 anni, ma era Artis Gilmore, the a Train, cioè il giocatore che bisogna lasciare tranquilli perché se gli gira le scatole devasta. L'anno, il secondo anno, lo dico anche al pubblico, il secondo anno... Eh, che noi abbiamo giocato, Fatevi sentire, pubblico. Il secondo anno che ho gli giocato... Gli schianto. dicevano, scusami, siete un pubblico... Di merda. Cioè, lì, zitti, no vabbè, non lo so. Il secondo anno che ho giocato a Torino, siamo arrivati ai playoff. Giochiamo contro Pesaro e ci alleniamo la mattina nella palestra della Scavolini. Noi era tutto l'anno che rompevamo le scatole a Derril perché lui aveva, ogni sua schiacciata aveva un nome. No? E quella mattina era uno degli ultimi, perché poi, naturalmente, con la Scavolini non avevamo speranze. E Daryl ci dice a fine ok mi avete rotto le scatole tutto l'anno, vi faccio vedere le mie schiacciate. Allora noi ci siamo seduti, tutta la squadra si è seduta a bordo campo e Daryl ci dava il nome e ci faceva vedere tutte le sue schiacciate. Cioè una roba strepitosa, ci fece la schiacciata due mani lì indietro, la schiacciata non guardando, la schiacciata... Bellissimo. Beh, so è il repertorio che. Su, 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 su che Subito dopo <ride> In quella famosa partita. <ride> Beh, io ho portato il collarino due settimane perché in un contrasto sotto canestro Derry mi ha dato una gomitata a distorsione cervicale. Insomma, era veramente. Mh, sì, quando, illegale, quando si muoveva ci va danni. E Gene Banks invece, che era un altro che ha fatto 80 NBA e che giocava eh, con però, Gilmore Purtroppo, Gino, quando è arrivato in Italia, aveva un problema: un... aveva fatto un tendine d'Achille, era stato d'estate, quindi era stato troppo fermo. E quando arrivava da noi, aveva un polpaccio che era la metà dell'altro, e quindi non era fisicamente a posto. Infatti, a Natale venne tagliato e arrivò Eugene Banks. Però, Gino era fantastico, Eschio. Vincent Eschius, sì. E... Gino era fantastico, fece un'imitazione di Stevie Wonder alla cena di Natale che è veramente rimasta nella <ride> storia. <ride> no, Questo è il podcast della correttezza politica. Ma no, ci ricordiamo volta... queste no, cose. No, no, L'altra volta Jaco ha dato americani. del fuoco melico. Non, non so più a chi per cui se, oh, qui... no, no, questa fu bellissima. <ride> perché Gino assomigliava a sì, è vero. Somaticamente a Stevie Wonder e si mise al piano e fece questa roba di, di Stevie Wonder. Stevie, che, Wonder che Stevie Wonder aveva questo, esatto, modo, di, questa, aveva ah, questo modo di muoversi. Che Stevie Wonder, come ci diceva Alessandro l'altra volta, è quello che ha dato il nome a Derrick Dawkins Cioccolata Thunder Eh, ho sentito anch'io, non, eh. non lo sapevo. So che ecco chissà se, cosa se, ha visto. Se, scusa, se Carlo me. Della Valle ascolta questo podcast, vorrei ricordargli che. Eh, The Man from Lovetron il libro che Daryl Dawkins ha scritto e che io avevo adesso ce l'ha Carlo perché glielo ho prestato credo 15 anni fa e non me l'ha ancora restituito Beh, Io eh, spero. Carlo. Carlo vieni a trovarci un Marchese al podcast con il libro, non con libro. <ride> vieni a così glielo rendi no. eh, oh. l'anno della finale tu sei un intellettuale di chiara fama e noi abbiamo avuto de dei racconti e delle versioni sull'anno della finale di Coppa dei Campioni persa con la Benetton da altri giocatori. La tua idea di quell'anno? Quindi la, la finale persa? Tigol, Corciani è il 92-93, quindi l'anno dopo lo scudetto con Pero, con Iaco, e non più con Vinni, arrivate in finale e poi Limoges vi batte. Se te lo ricordi. No, secondo non me Jaco... C'era Tony, Tony. Sì, certo. Non c'era Cio Corciani, no? C'era Corciani Corciani. Non giocava in Coppa? Ah, no, era l'anno di... eh. in cui Corciani aveva sostituito in campionato Tigol. Ma, ma Tigol vi era rimasto in Coppa. Non, Vabbè, mi, ricordo, non, non mi ricordo, <ride> <ride> mi ricordo che abbiamo perso. Mi ricordo che ho fatto cagare, ma non mi... ho giocato pochissimo. Però non mi ricordo altro. Non ti ricordi quell'anno? I perché? I per cosa? No. che è uno dei what if di, dei, dei, dei tifosi trevigiani e compreso Tony perché Tony quando l'ho sentito per il libro diciamo Anpa Sang mi ha raccontato gli ultimi 5 minuti di quella partita <ride> azione dopo azione <ride> e adesso io posso dirlo perché ormai non me ne frega più un cazzo allora Tony mi ha detto però lui mi ha detto di non metterlo nel libro e questo non è il libro lui mi disse siccome l'arbitro della partita era uno sloveno quest'arbitro sloveno aveva la casa delle vacanze vicina a quella di mio padre e lui, molti anni dopo, disse: Tony aveva già tre titoli di Coppa dei Campioni. Jure Sdouts, sloveno, non ne aveva neanche uno. Era giusto che lo vincesse lui. Per cui, Tony, oggi è convinto che quella partita gliel'hanno inculata perché Sdouts non aveva delle Coppa dei Campioni. Beh, anche però era convinto che ci fosse stata una macchinazione sotto per quella partita. Che siamo arrivati agli ultimi minuti e ce l'hanno rubata. Ma se perde, spiega. Però effettivamente c'è da dire una cosa: noi quella partita lì l'abbiamo giocata al di sotto delle nostre possibilità, giocando a un ritmo che non era il nostro, accettando la pallacanestro del Limoges senza essere il Limoges. Poi abbiamo perso per un episodio, non abbiamo perso per, perché ci hanno massacrati. E siamo sempre stati avanti durante tutta la partita. Alla fine abbiamo perso, quindi dobbiamo star muti. No, eh. sarebbe bello che Nino si ricordasse, però... No, <ride> ma magari, magari, non so, Rusca, Marco Mia, si sarebbero poi il ciccio, si sarebbero potuti sì. ricordare di più, ma chissà eh, dove sono. Ma chissà dove sono, dove sono. Eh, per cui no, non si può chiedergli nulla. No, eh, invece si può chiedere a Nino una cosa che io non so e spero lui si ricordi. L'anno dopo... L'anno della finale, c'è stato l'anno che non andò bene a Treviso e poi lui fondamentalmente si tolse dalla pallacanestro di alto livello. Io non me lo ricordo, è stata una scelta dovuta a problemi fisici o a un tuo progetto di vita che era lontano dalla pallacanestro? Perché poi arriviamo alla tua parte non cestistica. Eh, allora, allora, I giocatori forti probabilmente hanno tante richieste, i giocatori medi ne hanno meno. Eh, detto questo eh, quell'estate io avevo fatto l'anno prima ho fatto ho crociato collaterale menisco sì. e, e quindi insomma è un'operazione importante e non avevo il fisico del ciccio che invece ha recuperato ed è tornato a, nuovo, a, a così, volare sul sì, parquet sì, ma anche oggi cioè, può andare a sciare, può fare quello che vuole perché ha due ginocchia che sono perfette e, in più, eh, appunto, non avevo tante richieste. C'era una possibilità su Modena e quell'anno mio figlio cominciava ad andare a scuola, eh, all'elementare. Per cui, insomma, l'idea era un po' eh, avvicinarsi a casa, eh, che era Bologna, e, e poter far sì che Nicola andasse, cominciasse la scuola in una scuola, forse un'idea sbagliata col seno di poi dove però, poteva rimanere dove poteva sì, fare dove tutto... poteva rimanere lì eh, però in quel momento mi sembrava una, una buona possibilità, poi non conoscevo quella società non, non, non sapevo che idee avesse e si è rivelata una scelta non felicissima però eh, sono scelte che si fanno mm. eh, e adesso però possiamo parlare della tua parte di vita dopo il Basket legato al mondo dell'arte, arrivando all'ultima impresa, l'ultima cosa che hai fatto che, che, che riguarda Giuseppe Garibaldi, quindi facciamo un passo da Limoges a Giuseppe so, Garibaldi. Da, da Giuseppe Garibaldi, beh, io eh, dopo, eh, dopo i due anni a Modena di A2, ho giocato a livelli più bassi, ma ho cominciato a fare, a cercare di fare anche altre cose. Ho avuto la fortuna, la grande fortuna, che la, alla alla fine del 1999 Enzo Lefebvre eh, mi, mi chiama e mi chiede, se mi, <ride> mi chiede se mi interessa fare il grafico per la fortitudo. <ride> cioè fare quello che è la mia ambizione professionale all'interno di quella che è la, che la mia società. Per cui ho avuto la fortuna, grazie appunto a Enzo, eh, di eh, lavorare come grafico per eh, sei anni. In Fortitudo, nel frattempo ho aperto a Modena una piccola agenzia di comunicazione, un piccolo studio grafico insieme a mia sorella. E quindi io da, da allora faccio questo mestiere. All'interno di questo mestiere, cioè in, in parallelo a questo mestiere, eh, um, insieme ad altri amici, Matteo Lanza, Daniele Albertazzi, eh, Achille Gelsomini, Lorenzo Sani, abbiamo fondato un'associazione eh, intorno alla figura di un amico, che è amico molto anche di Iaco, che si chiama William Boselli che da tanti anni è in sedia a rotelle e negli ultimi venti tetraplegico. Con questa associazione facciamo delle cose, la cosa più importante è un evento che si chiama Happy End, che è il primo fine settimana di giugno a San Lazzaro, a Bologna, dove si giocano e si fanno tante attività sportive, non abili e disabili insieme, bambini, ragazzi, sono tutti insieme, l'idea è che è una festa di tutte le persone. All'interno di questo evento un anno nel 2018, grazie a un'idea di Lorenzo Sani, è stata fatta questa intervista a Giuseppe Garibaldi, un'intervista virtuale a una persona che si è prestato, a un giornalista che si è prestato, un'intervista virtuale dove Giuseppe Garibaldi parla dei suoi quasi 30 anni di disabilità dei è... quali quando lo si studia nessuno parla, nessuno ah, conosce. Cioè, non c'è un libro di storia che racconti la disabilità di Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi ha passato più di vent'anni seduto in carrozzina, combattendo, a, portato a braccia da Guiari il suo logotenente o portato in portantina, ma nessuno ne parla. La sua casa, a Caprera, è stata la prima casa costruita intorno a un uomo disabile, con le porte allargate, con gli scivoli ovunque, con tutte le possibilità per far muovere una persona in carrozzina. Visto che noi eh, su questo facciamo tante cose e dopo questo evento che Lorenzo Sani ha fatto eh, all'evento del 2018 abbiamo pensato di fare qualcosa di più ampio, io ho chiesto a diversi disegnatori amici eh, anche molto molto importanti Giuseppe Palumbo, Vittorio Giardino, e Luca Bulgheroni, Ariana Faricelli, disegnatori importanti, di regalarci un'illustrazione su Garibaldi. Questo progetto si è ampliato perché l'Istituto d'arte di Urbino ha partecipato a questo progetto e abbiamo fatto questo libro che si chiama appunto Garibaldi Giuseppe di Ruolato che racconta questa sua parte di vita che è molto interessante, e, e che apre una finestra eh, su eh, un, un pezzo sconosciuto di una delle figure, se consideri che in Italia ci sono più di 400 monumenti su Garibaldi, ed è sempre o a cavallo o in piedi ci con Sì, è un eroe invincibile nel pieno del suo vigore fisico. Sì, esatto. dove invece invece, per colpa non tanto della del Garibaldi fu ferito, fu ferito in una gamba ma per un problema di artrite, artrosi e lui è in età relativamente giovane si è dovuto mettere a sedere ed è ha continuato ad essere comunque una figura importante. Mi concedi una domanda... Ho fatto una solfa con No, Veramente. no, no. Mi, <ride> mi stavo ingubbiando, <ride> mi stavo. Mi, mi una, stavo ingubbiando <ride> solo. concedi <ride> una domanda vagamente marzulliana, tanto... Vai, vai di marzullo. No, allora, tu sei eh, una delle poche persone che ha giocato a basket, o comunque ha fatto uno sport ad alto livello, <ride> e poi è arrivato a fare tutt'altra cosa sempre ad alto livello, perché ti segnalo, non credo che tu lo sappia che Raffaele Ferraro, che è il fondatore e conduttore della Giornata Tipo, che è un diciamo una serie di Io leggo la Giornata Tipo. Perfetto, lui mi ha detto due o tre settimane fa Nino Pellacani, uno dei più fighi comunicatori, illustratori, esperti di comunicazione di arte che abbiamo in Italia. Quindi lui, oh, me l'ha detto lui, io non è che gli ho detto cosa pensi di Nino Pellacani, questo mi ha detto lui, per cui evidentemente c'è oh, qualcuno no. che ha questa idea di te. Beh, Ma detto questo, eh, c'è l'emozione, allora, diciamo, la bellezza di fare sport ad alto livello, paragonata a fare comunicazione di alto livello, ci sono delle cose in comune. C'è qualcosa che in quello che fai adesso ti emoziona allo stesso modo di una schiacciata, di una stoppata, di, di uno scudetto. Questo è veramente marzugliano. Eh se, non lo, non, è è è che, se sì. non lo chiedo Considera a lui... Però una cosa, se Alessandro, non lo chiedo a lui... Dobbiamo mettere uh -huh. le cose in giusta prospettiva. Io sì, con la Benetton Treviso ho vinto uno scudetto e questa è una roba... Beh, altro, solo. Due Coppe Italia, quindi c'è cioè una roba pazzesca, ma io ho vinto tre giardini Margherita. In effetti. Cioè, cerchiamo anche di eh, darci. Sei un vincente vero. Capito? Ti voglio quindi... anche quindi... ricordare che hai vinto anche un titolo mondiale militare. Ho vinto anche. L'ho dimenticato <ride> ad Aleppo in Siria. <ride> ok. No, mm, sì, mm, nel mio lavoro ci sono delle cose che, che ho fatto che mi hanno dato soddisfazione. Non sono eh, cioè, così come sono stato un giocatore medio sono un grafico assolutamente medio... in molte cose devo ringraziare mia sorella... che all'inizio soprattutto mi ha insegnato tanto... io ringrazio... non mi ricordo il nome del ragazzo della giornata tipo... perché io lo leggo sempre ma non mi ricordo... Raffaele Ferraro... Eh, Raffaele ha un po' sparato in alto... Eh, e, e ha esagerato... perché non è così... avevamo bevuto uno spritz... Però. Eh, beh, lui forse aveva bevuto qualcosa anche prima... non te l'ha detto... Eh, però sì... Io, a me piace molto... Quello che faccio, Il, la, la grafica, la comunicazione le, eh, mi, 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 mi piacciono molto, mi, in alcune cose ho grandissima soddisfazione, mm. però devo dire che lo sport mi ha dato qualcosa che è molto di più. che è Amici, Molto importanti eh, e, e questa è una roba che anche la condivisione che si ha, eh, chi ha fatto sport e ha fatto sport di squadra sa che la condivisione che si ha durante un anno sportivo porta a certi momenti che hanno un'intensità che è difficilmente replicabile nella fuori famiglia, dal sì. campo cioè fuori dal campo sono emozioni che uno vive quando nascono i propri figli quando si sposa, quando succedono dei lutti così nel corso di, una, di un anno sportivo a un livello abbastanza alto si vivono delle emozioni molto intense, molto forti che creano legami che mh, poi rimangono saldi per tutta la vita credo non voglio fare anche in questo caso il palloso ma, eh, ma infatti secondo me tu qui dovresti fermarti perché io adesso vorrei fare un'ultima cosa io vorrei avere un giudizio dal pubblico che però dovrebbe venire qua sulla prestazione di Nino Pellacani oggi Quindi, non, per hai cortesia... non hai ricordato una cosa fondamentale che è il fatto che Nino Pellacani oltre ad essere stato un buon giocatore di pallacanestro anche se lui dice no di essere, di essere un bravo disegnatore è stato anche un grande bassista <ride> tre anni al conservatorio. Abbiamo suonato io ieri. Tre anni, minchia tre, tre anni. anni al conservatorio. Non, non ci hanno aperto. Mai. Non ci hanno mai aperto adesso secondo ah, me loro ah, devono dire cioè ragazzi allora, allora le, le, lo, siamo ancora in eh... diretta sì, ok l'ospite allora, l'ospite non era un granché ma il parterre che c'era insieme all'ospite era un parterre un parterre vieni Jacopo vieni, vieni vieni, prendi la sedia vieni ciccio Jacopo prenditi cioè Ma cosa dobbiamo dire? Questa, praticamente questa hai, hai replicato il Maurizio lì. Costanzo show che si io faceva 30 anni fa, cosa? però Viste a 60 anni... Posso dire una cosa Nino? Sì, sì, una cerca vita. di non essere prolisso. vorrei ecco, senza, senza, senza capacità di sintesi. sintesi. <ride> no, io devo dire aspetta, che, aspetta, devo aspetta. Dire, scusa, che ascoltando il Nino, che rimane sempre piacere ascoltarlo avevo Rusca a fianco e mi dice ma che cazzo è questo che ha detto ma che cazzo è questo che ha detto <ride> <ride> ma no però non, no, non è che no 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 uno, uno lo sapeva vai cazzo uno, uno sul quadro no, no ma porta buono porta buono porta buono. dai <ride> porta vuoto <ride> dentro allora, Rusca come se l'ha cavata Nino con il microfono alla grande cosa so vuoi sono e stato stanziale si è addormentato molto, molto Rusca. la parola di oggi è stanziale, stanziale ragazzi. Stanziale, cos'è prossimo... stanziale? È un tipo longevo. Al <ride> prossimo anno, ti spieghiamo l'avventura del viaggio Bologna a Treviso con Viate, Nino. Ce io ce l'ho, ce io. Ce l'ho, ce no.